Cari telespettatori, pace a voi, ci ritroviamo ancora una volta insieme per considerare il soggetto cristiano, la famiglia cristiana. Stiamo vedendo l'educazione sbagliata dei figli e stavolta vogliamo considerare che questa a volte corrisponde a dare troppa libertà. E quando ai figli è concesso, è permesso di avere una qualunque attitudine peccaminosa, siamo nell'errore. Leggiamo Proverbi 29:15. La verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Non è una buona educazione lasciare un ragazzo a se stesso. Un figlio o una figlia deve sapere di avere dei genitori interessati. È importante anche partecipare a un'attività non peccaminosa prima che essi stessi abbiano poi la possibilità e la responsabilità necessarie. Ad esempio, avere la libertà di disporre di una grossa somma di denaro senza che abbiano le conoscenze necessarie per gestirle nel modo giusto e biblico. Per esempio, con un sobrio considerare il proprio budget. Galati 4, 1 e anche il verso 2. Io dico, finché l'erede minorenne non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Lasciar vivere in un modo indisciplinato, lasciando fare ai figli tutto quello che il loro cuore desidera, svilupperà dei problemi. I figli devono essere insegnati sul modo in cui ci si pente del peccato, come essere responsabili e come vivere una vita disciplinata. Se i genitori trascureranno questa responsabilità della disciplina, soffriranno poi molto dopo insieme ai loro figli. Figli che molto presto verranno a conoscere il fatto che Dio associa la disciplina all'amore. I figli che crescono in una famiglia dove c'è solo libertà, che somiglia al libertinaggio senza la necessaria disciplina, potrebbero giungere alla conclusione che l'amore dei genitori non è un amore vero. Ebrei 12, 6 fino a 9. Perché il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Vogliamo anche considerare che l'educazione sbagliata è prendere in giro i figli. I genitori non si devono beffare dei figli. Quando dico questo mi riferisco a due tipi di buffonerie. Giobbe 12, 1 e 2. Allora Giobbe rispose e disse, voi certo valete quanto un popolo e con voi morirà la saggezza. E qua mi pare di capire che prendere in giro la gente in questo modo non porti da nessuna parte. Primo, non dobbiamo ridere dell'inadeguatezza dei figli. I genitori non devono prendere in giro un figlio per delle cose che non ha niente a che fare col prendere nell'essere o non essere gradito a Dio. Un esempio, l'intelligenza dei figli, la loro abilità atletica, l'aspetto fisico, la coordinazione del movimento, tutte caratteristiche fisiche nelle quali non c'è niente di peccaminoso. Dio si prende la responsabilità nel dare questi tratti fisici a ogni persona prima della nascita e noi non ci dobbiamo entrare. Esodo 4, verso 11. Il Signore gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? E notiamo anche che nella seconda categoria di questo atteggiamento un po' da buffoneria, di cui abbiamo letto in Giobbe, rientrano quelle attitudini che sono peccaminose, nelle quali i genitori non devono prendere in giro i figli. Dovrebbero i cristiani scherzare sulle cose per le quali Dio ha mandato il suo figlio a morire per esse?
Il peccato non è un soggetto su cui scherzare. Le attitudini peccaminose dei figli, soprattutto quelle che sono già abitudini, devono essere riprese con sobrietà e non con frivolezza ridendoci su. Ma l'educazione dei figli è sbagliata anche se abusiamo di loro fisicamente. Quando Balaam, un indovino, si arrabbiò contro il suo asino perché non rispondeva più alle sue aspettative, lo colpì con un bastone. Numeri 22, 27 a 29. L'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta?» Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei fatta beffa di me? Ah, se avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante». Notiamo alcune cose. Balaam colpì l'asina perché il suo comportamento lo imbarazzò. Dobbiamo essere sicuri che quando discipliniamo i nostri figli sia un motivo biblico e non egoistico. Per esempio, quando siamo disturbati dai loro comportamenti o quando non adempiono a una nostra aspettativa piuttosto che per un peccato specifico. La nostra disciplina farà non una disciplina ma una vendetta con un abuso. Balaam, questo indovino, era fuori di sé. Dovremmo correggere i nostri figli solo quando la nostra ira è sotto controllo e quindi non quando sarà nociva per loro. È scritto: il vescovo, parola che vuol dire sorvegliante, non deve essere dedito al vino né violento, ma sia mite. L'educazione sbagliata è anche ridicolizzare o dare soprannomi ingiuriosi ai nostri figli. Gesù chiamò persone per nome e soprannome, lo fece anche Paolo e altri autori biblici. Perché non dovrei nominare il nome dei miei figli? Giovanni 11,16. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Un soprannome biblico deve essere usato solo quando ci sono le necessarie caratteristiche che suggeriscono una categoria. Per esempio, certamente è da sconsigliare di chiamare qualcuno dei nostri figli col soprannome di Giuda, Caino, Maddalena, Isabel. È evidente che si tratta di quattro categorie maschili e femminili, certamente non augurabili per i nostri figliuoli. Le categorie come indolente, stolto, doppio d'animo, disonesta, egoista, idolatra sono nomi che Dio usa per identificare individui che si sono abbandonati a pratiche peccaminose, oppure nomi come idiota, stupido, brutta copia, tetro, grosso, piccolo. Non hanno nessuna connessione con questi criteri biblici. Questi nomi li metteranno in imbarazzo, li svergogneranno, addirittura li renderanno ostili. Efesini 4,29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Dovremmo solo parlare quando conferiamo grazia a chi ci ascolta, specie coi figli. Ma leggiamo anche in Matteo 5,22. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello, raca, sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Questa faciloneria verbale non ha niente a che fare con il cristianesimo e i nostri figli non devono essere oggetto di vituperio verbale da parte dei genitori. L'educazione sbagliata però è anche avere delle aspettative troppo alte. Mio figlio deve essere questo, deve essere quest'altro, non ha nessuna aspettativa, si accontenta di essere un semplice puntini puntini per rispetto alle varie categorie non ritenute importanti. La Bibbia ci insegna che i bimbi pensano, parlano, ragionano in modo diverso dagli adulti. Il processo attraverso il quale crescono e si sviluppano richiede tempo e oltre a questo non è uguale per tutti. Questi fattori devono essere considerati dai genitori quando si aspettano qualcosa da loro. 1 Corinzi 13 verso 11.
Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Quindi i genitori non devono aspettarsi cose troppo elevate da un punto di vista fisico o mentale dei figli se non ne hanno le capacità. La Bibbia delinea in modo appropriato ciò che noi possiamo aspettare dai figli. La nostra enfasi deve essere messa sul loro carattere e non sui loro risultati. Per esempio sul carattere di fare il possibile per la gloria di Dio e non solo necessariamente per il massimo dei voti a scuola. 1 Samuele 17, verso 26. Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: «Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente?» I figli sono dei peccatori e i genitori non si devono sorprendere quando mostrano quanto il loro cuore sia malvagio e peccaminoso. Geremia 17,9 vale per genitori e per i figli. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? La storia di Giacobbe ed Esaù, di questi due fratelli, è esaustiva in proposito. Genesi 25,28. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava. E Genesi 27,41. Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli da suo padre e disse in cuor suo: «I giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe». Grazie a Dio la saggia fuga di Giacobbe, consigliata dalla madre, servì a decantare la situazione. Dopo anni che Giacobbe tornò, sia Giacobbe che Esaù erano persone ricche e agiate, ambedue parteciparono alla fine dei giorni del loro anzianissimo padre in armonia. L'educazione sbagliata è quella fatta con metodi mondani, in contrasto con la parola di Dio, la Bibbia. In Efesini 6,4 leggiamo: «E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore». Questo ci insegna a identificare anche il modo in cui abbiamo provocato ad ira i nostri figli e ad ammettere eventuali errori. Dobbiamo confessare questo errore come qualsiasi altro errore e peccato facciamo. 1 Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dobbiamo sviluppare un piano con l'assistenza dei nostri figli per cambiare qualche attitudine peccaminosa che i nostri figli hanno. Dobbiamo aiutarli per questo, piuttosto che solo giudicarli. Proverbi 28, verso 13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Insistere nel coprire non serve a niente, ma confessare ci aiuta. Riflettiamo su come possiamo spingere i figli all'amore e alle buone opere e sicuramente tutto questo ci sarà di prezioso aiuto. L'educazione sbagliata sarà vinta da quella produttiva che inizia dalla più tenera infanzia con il dialogo. E leggiamo Tito 2,6,8. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrandogli nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Anche per questa volta termina la nostra permanenza con la Scrittura su un argomento così importante. Desideriamo salutarvi e darvi appuntamento alla prossima occasione.